Qual è il momento migliore per iniziare a giocare Splinterlands, quindi per entrare nella sua piattaforma? Come sappiamo, infatti, Splinterlands è un gioco blockchain che, seppur retribuisca molto bene, ed in questo periodo in particolare i suoi NFT stanno aumentando di prezzo in maniera vertiginosa, però certamente ora come ora, per essere competitivi sulla sua piattaforma, è necessario investire. Tuttavia, grazie agli aggiornamenti sulla piattaforma, adesso ci sono delle novità che consentono di limitare le spese, per così dire. In ogni caso, prima di iniziare, faccio la solita premessa: i miei non sono consigli finanziari né spinti all'investimento. L'unico consiglio che eventualmente mi sento di dare, ed è veramente l'unico, è quello di iniziare a giocare su questa piattaforma solo se veramente vi piace questa modalità di gioco. Adesso passiamo alle novità del gioco e vediamo cosa sta accadendo. Se andiamo alla sezione Marketplace, possiamo già notare che non, ora è possibile non solo vendere le carte, ma anche metterle in affitto, il che sblocca ulteriori modalità di guadagno. In realtà questa opzione era già presente prima, ma implementata diversamente. Bisognava infatti recarsi su Pickmonster. Ora, questa opzione in particolare avvantaggia chi vuole entrare adesso sulla piattaforma, piuttosto che coloro che mettono effettivamente in affitto queste carte. Adesso, infatti, vediamo di fare delle valutazioni. Prima di tutto diamo velocemente un'occhiata alle carte messe in vendita. In questo caso prendiamo in considerazione l'espansione Untamed, che è quella appena finita. Notiamo come i prezzi delle carte che hanno il valore più basso sono di 7-8 centesimi e fino a qualche mese fa erano di 1, 2, 3 centesimi. Se poi ci spostiamo sulle carte leggendarie, notiamo che adesso hanno valori medi sui 6-7 dollari. Se vogliamo fare qualche paragone, ecco come ad esempio Magnor, che ora è a 13 dollari, prima stava sui 3-4 dollari. L'evocatore Kabila Sungazer sui 20 dollari, prima si trovava a 3-4 dollari. Mimosa Nightshade, Leerdeep Swinner sui 30 dollari, prima sui 6-7 dollari. Il Shine Golem sui 30, sui quasi 40, prima sui 10 dollari. Ed ecco come Yodinzaku ha quasi, ormai a 100 dollari praticamente. Io per dire l'ho preso a 30 dollari, ecco, per fare giusto un esempio. Ora guardiamo invece qual è la situazione per ciò che riguarda invece le carte messe in affitto, poiché adesso sicuramente non è il momento di comprare. Però guardiamo gli affitti, quindi dirigiamoci in questa sezione. Guardando i prezzi dell'affitto di un solo giorno per una carta, ci accorgiamo che sono numeri veramente minimi. Giusto per tirare le somme, andiamo a vedere la carta che costa di più in assoluto, Yodinzaku. Vediamo a quanto viene affittata ogni giorno e vediamo se vogliamo prendere in affitto questa carta per un mese quanto bisogna spendere. Quindi, calcolatrice alla mano, adesso effettuiamo questa valutazione. Ci mettiamo quindi con la nostra brava calcolatrice e vediamo se vogliamo utilizzare Yodinzaku per un mese quanto ci viene a costare. Quindi 0,023, qua arrotondiamo per eccesso, lo facciamo per 30 giorni. Scopriamo che se vogliamo utilizzare questa carta per un mese ci viene a costare 70 centesimi. Bene, Yodinzaku è una carta che, se utilizzata nelle prime fasi di gioco, quindi in Lega Novizio barra Bronzo, vi fa vincere molto facilmente e può essere quindi combinata a tutte le carte che già potete utilizzare di default. Ed io, per mia esperienza, posso dirvi che 70 centesimi anche agli inizi del gioco li recuperate in 3 giorni di gaming sulla piattaforma. Quindi tutti i guadagni che andate a fare nel mese, in tutto il resto del mese, è guadagno netto. Vediamo un'altra carta estremamente utile, il Chain Golem, che è una carta neutra con l'abilità Scudo Divino che vi consente di proteggervi dagli attacchi fisici. Bene, il suo costo è di 0,009 0,0095 dollari al giorno, quindi quanto ci costa in un mese?
Ecco, 28 centesimi. Se invece la vogliamo acquistare a tutti gli effetti, ecco che il prezzo è più di 38 dollari, insomma 38 euro più o meno. Quindi il prezzo degli affitti adesso è estremamente conveniente, in quanto avendo implementato questo sistema direttamente sul marketplace interno alla piattaforma, quindi senza doversi riferire a quelle esterne che comunque sono state messe in evidenza qui, ecco che moltissimi giocatori hanno cominciato ad affittare molto più facilmente le carte e quindi ci si ritrova in questa situazione. Ora, data la presenza di queste ottime occasioni per chi prende in affitto le carte, c'è un'altra strategia per la quale si può optare ed è quella di sfruttare le occasioni per ottenere le cosiddette carte ancora. Cosa voglio dire con questo termine? Cioè, si possono prendere in affitto le carte leggendarie di qualità gold foil, poiché queste ultime fanno aumentare di tantissimo il power. Ad esempio, basta averne una sola per aumentare il power di addirittura 50.000, come valore. Di conseguenza, questo vi permette di salire molto più velocemente le leghe e quindi ottenere retribuzioni più alte. Però è una strategia a cui fare attenzione, poiché se ad esempio prendiamo in affitto già due carte di qualità gold foil, arriviamo a un power ad esempio di 100.000, quindi ci ritroviamo alla lega oro 3, è ok, però qui poi diventa molto difficile riuscire a vincere le battaglie normali perché non abbiamo tutte le altre carte che ci consentono di farlo. Però se ad esempio ci troviamo, non so, alla Lega Silver 3, ecco che una carta leggendaria di qualità Gold Foil ci può far arrivare direttamente alla Silver 1, facendoci bypassare tutto e ottenere quindi retribuzioni molto più alte. E la difficoltà di gioco sulla piattaforma rimane praticamente la stessa, perché i giocatori che si incontrano qui sono comunque sempre gli stessi. Invece, quando si cambia alla Lega e si arriva dall'argento all'oro, ecco invece che la musica cambia. Quindi questa è un'altra strategia che si può utilizzare. Fra l'altro, prendere in affitto questa tipologia di carte ora come ora ha un costo veramente minimo, cioè neanche un euro praticamente, un euro al mese. Se andiamo infatti al marketplace e vediamo le carte da prendere in affitto, quindi quelle di qualità gold foil dell'espansione Untamed, cerchiamo la primissima carta di questa, quella primissima carta leggendaria, insomma, ecco. Allora, quella col prezzo più basso è il Vigilator, che in questo caso ha un valore di ecco, 0,03 centesimi al giorno. Bene, facciamoci il conto. Inseriamo quindi nella calcolatrice il valore che vediamo qui, 0,03. 3, 2, 4, lo moltiplichiamo per 30 giorni perché ci interessa prenderlo in affitto per un mese e ecco, non è addirittura neanche un euro, quindi neanche un euro in un mese intero. Ecco, questo quindi fa capire diciamo di cosa stiamo parlando e della convenienza che ha utilizzare questo approccio. Adesso, per rispondere alla domanda che ci siamo fatti prima, ma qual è il momento migliore per entrare su questa piattaforma? Allora, se si vuole investire su Splinterlands, quindi si vogliono detenere a tutti gli effetti gli asset della piattaforma, quindi le carte, perché come abbiamo visto, poi quando un'espansione termina, queste carte aumentano di tantissimo il loro valore, anche se non è detto che questo avvenga. Però senza dubbio è esattamente ciò che si è osservato finora. Ecco, la cosa migliore sarebbe entrare nella piattaforma esattamente quando inizia la nuova espansione del gioco. In questo caso sarà la Chaos Legion. Questo perché si possono sfruttare le promozioni messe a disposizione dalla piattaforma tramite la vendita dei pacchetti. Quindi se questi pacchetti vengono acquistati in massa, ogni 100, ogni 500, ne si hanno un tot di bonus in più. Di conseguenza si può partecipare agli airdrop, cioè ogni volta che viene rilasciata una nuova carta dell'espansione, quest'ultima carta vi verrà inviata in base, insomma, al quantitativo di pacchetti che avete acquistato. Diciamo che se ne acquistate il massimo 500, la promozione diciamo più alta, ecco che è matematico che qualsiasi carta verrà rilasciata, leggendaria o no, vi verrà necessariamente inviata. E quindi se tutto
tutto questo viene fatto all'inizio del rilascio dell'espansione, ecco che beccate praticamente tutte le carte che ci saranno. Infine, come ultima chicca, vi avviso che detenere a tutti gli effetti gli asset del gioco pare che, per quello che stanno dicendo, vi farà aumentare le retribuzioni quando verrà rilasciato il nuovo token della piattaforma, l'SPS. Insomma, per quello che c'è scritto, andatevi a vedere anche il mio video precedente in cui veniva spiegato. Ecco, una volta che questo nuovo token verrà rilasciato, e dovrebbe avvenire per o la fine di questo mese o l'inizio di agosto, beh, ecco che ci sarà addirittura questa ulteriore fonte di guadagno in più. E per chi vuole iniziare a giocare Splinterlands, vi ho lasciato in descrizione il mio referral link. Attenzione perché cliccando sul referral link dovreste ottenere delle carte bonus nel momento in cui effettuate l'iscrizione, ma considerando che l'espansione Untamed è terminata, non è detto che questo avvenga, però probabilmente vi verranno inviate nel momento in cui partirà la nuova espansione, la Chaos Legion. In ogni caso, se vi iscrivete a Splinterlands tramite il mio referral link, subito dopo che avrete comprato il libro dell'evocatore, io comunque vi vedrò nel mio programma di affiliazione e vi invierò io direttamente delle carte bonus della vecchia espansione Untamed. Inoltre, per tutte le informazioni basilari sul gioco di Splinterlands, guardate il mio video fatto qualche mese fa, Splinterlands carte mercato prezzi e regali, che appunto vi fornisce tutte le indicazioni per iniziare al meglio. Detto questo, vi auguro buon divertimento e buoni guadagni con Splinterlands!